Parlando di privilegio, mi domando come possa considerarsi libero un paese in cui la libertà è garantita nella sua totalità per alcuni e centellinata per altri, in cui i senatori della Repubblica possono permettersi di applaudire pubblicamente l'affossamento di un disegno di legge che, pur in minima parte, mirava a tutelare la libertà di esistere di persone, cittadini, in uno Stato che continua a chiudere gli occhi davanti alla sua evidente transfobia, mentre conta il più alto tasso di omicidi di persone trans in Europa. Ancora, mi chiedo come sia possibile che all'interno dell'Unione coesistano politiche nazionali tanto diverse. E mi rispondo che non vi è da sorprendersi se prevalgono gli interessi delle élite dei singoli Stati, se l'eredità di un passato coloniale persiste nell'incapacità di incidere non solo nei rapporti tra Stati, ma soprattutto verso la transizione ecologica, ancora arenata. Serve davvero un'Europa dei popoli. Serve riappropriarsi dell'idea originaria del manifesto di Ventotene, affinché il mezzo miliardo di persone che la abitano trovino il loro ruolo, partecipando alle scelte finalizzate all'interesse collettivo. Non c'è libertà per qualcuno se non c'è libertà per tutti. Oggi più che mai per il popolo ucraino, ma anche per quello yemenita, per quello palestinese, per quello siriano e per tutti i popoli oppressi e subalterni.